Dopo 21 anni, la struttura complessa di radioterapia viene declassata e retrocessa a struttura semplice. La struttura semplice di senologia scompare nella sua funzione. Potrebbe essere questo il panorama che si verrebbe a creare nell'ospedale di Città di Castello a seguito della messa in atto del piano di programmazione della rete ospedaliera della Regione Umbria. Un progetto scritto in ben due delibere della giunta regionale che sono state licenziate durante le vacanze di Natale. Un quadro che non piace né ai politici, con la presa di posizione del sindaco e della consigliera di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, né alle associazioni, come spiega il presidente dell'associazione Alto Tevere contro il cancro, Italo Cesarotti. Pensare che si sia immaginato di togliere questa struttura complessa di radioterapia, secondo noi è una, diciamo, un elemento di negatività che può indurre lo stesso personale, se questo accadesse, ad avere non più quegli stimoli e quell'entusiasmo con cui a tutt'oggi ha sempre lavorato, e quindi verrebbe meno l'efficacia di questi reparti. Ciò significherebbe anche che verrebbe meno la funzione della nostra associazione, perché se poi vogliamo aggiungere qualcos'altro, noi siamo in crisi, e la Regione lo sa, con le cure palliative che sosteniamo da 30 anni. Non c'è un palliativista, è stato messo a concorso e il concorso mi dicono che sia stato rinviato. Noi abbiamo messo a disposizione un medico volontario che finirà il suo operato adesso fra qualche mese e non avremo il palliativista. E allora che facciamo? Chiudiamo anche le cure palliative? Non solo, ma ci sono anche altri aspetti. Pubblicati due atti di giunta, uno del 21 di dicembre e uno del 28 di dicembre, relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera dell'Umbria. Nel primo atto si parla essenzialmente, da quello che si evince, della rivisitazione e dell'assegnazione di posti letto, ma lo stesso atto fa riferimento poi a quello successivo del 28 di dicembre. Dal combinato disposto di questi due atti, ad un certo punto, dopo una lunga premessa, il documento non è di facile lettura, vengono esposte delle tabelle. Io sono andato a verificare e ho notato delle anomalie, cioè rispetto alla programmazione prevista dalla delibera 212 del 2016, dove figurava la struttura complessa di radioterapia, rispetto all'allineamento che viene proposto, questa struttura complessa non esiste più, viene cassata e viene figura sotto la dicitura di struttura semplice. Altre questioni ci sono relative a, per esempio, la chirurgia plastica, che è un elemento molto importante per quanto riguarda la breast unit. Sempre in questo atto, quello che ho notato è che non viene dettagliato il ruolo e le funzioni della senologia, cioè non compare in questo documento. Resta però sempre viva una speranza. La nostra richiesta è di capire quanto questo atto effettivamente è stato correttamente da noi interpretato, se quello che è scritto effettivamente magari potrebbe trattarsi di un mero errore materiale, perché nello stesso documento viene detto che sono stati corretti in questo atto di giunta delle anomalie che erano state riportate nel corso del tempo.